Dischi e Musica incontra Gianni Aversano, benvenuto nella nostra trasmissione. Salve, ben lieto di ritrovarti. Allora, tu che sei uno dinamico, attivo, che fai tante cose, tanti progetti, sei prossimamente al nord per portare un appuntamento molto interessante che tocca Giacomo Leopardi. Facci sapere dove, quando e di che cosa si tratta di questo progetto. Allora, a Forlì, all'Arena San Domenico, il 30 luglio, giovedì, alle 21:30, ovviamente un avvenimento gratuito, ma sempre con tutte le prenotazioni e le norme, vabbè, si trova in rete. E mai periodo fu più adeguato per rappresentare questa teatro canzone che facciamo parlando di Leopardi, perché la scena si svolge a Villa delle Ginestre durante il colera del 1836 e Leopardi e il suo amico Ranieri sono in quarantena a Villa Ferrigni, perché a Napoli è scoppiato il colera. E pensare che Leopardi era venuto a Napoli per respirare l'aria buona e per curarsi perché stava rovinato, ma più di quanto normalmente sappiamo, aveva malattie e acciacchi che non abbiamo idea. E quindi restano bloccati lì e vivono lì l'inverno freddissimo. Quella era una casa di vacanze, quindi lui soffre pure dei geloni. E in questo frangente il cuoco di casa Ranieri, Pasquale Ignarra, che è proprio una figura storica di cui Ranieri parlava, racconta a un inserviente di questo tipo strano che sta lì e sta scrivendo Aprile questa 1835, ennesima poesia mio sul caro Vesuvio. papà. Ed è Da qui io l'espediente sono Napoli, questo, una di specie di raccontare di contrada questo tipo penosa. strano che Mi ha litiga con travagliato in tutti, perché modo Leopardi era un tipo difficilissimo. Amava ingrandevole e odiava lo Napoli come ha stare. amato e odiato Non mi concedeva tutto di il mondo e partire. tutte le cose. E quindi si canta perché? Perché il cuoco, per spiegare come la poetica di Leopardi, sfrutta le canzoni napoletane per dire che in fondo Leopardi aveva la stessa nostra malinconia, lo stesso nostro desiderio, sarcasmo. E quindi, Di vabbè, 3 anni, se abbiamo tempo perché Dio posso sappia quanto raccontarti qualche innocente connessione, poi sta a te era. chiedermi le altre cose, perché poi se io comincio a parlare, la finisce chiude, vi faccio tutta la recita. No, no, la recita no, però insomma spiegare anche di che cosa si Ah tratta sì, allora mi sembra giusto e corretto per gli spettatori che magari sì. sono curiosi, dicono, ma di che parliamo? Lo spunto nacque dalla pubblicazione di un libro che parlava delle 49 pietanze preferite da Leopardi, perché scrisse proprio su una lista questi, i cibi suoi preferiti. È già questo, perché uno è abituato a pensare a Leopardi, pessimista, tutto. E invece no, era uno che voleva godere della vita. Non a caso viaggiava tanto per quello che poteva e gli piaceva la buona tavola. Quindi scrive al suo cuoco questo. Poi, quando la prima volta io ho sentito la canzone Nottate sentimenta, chiare a luna, rocio vient, calmi o mare, e mi venne in mente, disse: caspita, sembra Questo Natale si è dolce e chiare la presentata ora notte senza voglio dire vento, a e chi lo doveva quieta sui dire che tetti posa soltanto la se luna. mi Tu mollava dormi, sotto donna il mia. fuoco In da patrice sopra sta facesse nottata tutto questo sentimento e non è freddo. fatta per dormire. Io C'era questa consonanza, quindi ho detto: caspita, Leopardi che viene a Napoli e vive i suoi ultimi 4 anni tra cibo, canzoni. Mi sono messo lì a studiare e ci ho messo 7 anni, ma perché io vado un po' lentamente, non perché. E quindi è uscito fuori questo racconto di tutto Leopardi, in realtà l'espediente è Napoli, ma poi attraverso le canzoni, il passero solitario con Marzo, Marzo tu sai se tu sta uccello son chie, no, che aspetta che scio su, perché Leopardi si paragona, lui, no, questo è il mio costume, quello di questo uccello solitario. Quindi tutte queste consonanze,
A Napoli c'è stato, e poi scoprire poi tanti aneddoti di Leopardi che gioca all'otto, e allora a un certo punto dica, sono 4 anni che gioca e non prende mai, e risponde l'attendente, dice, ah, perciò è E che dobbiamo pessimista, dire? cioè, Quello che si non riuscite gioca a andare. pessimista, ma da fare che Leopardi per non prendere un derby diventa pessimista, lui è pessimista perché è uno che fa sul serio con la... Ecco, per esempio, Leopardi non avrebbe mai scritto andrà tutto bene. Ecco, quello che nello spettacolo denunciamo è che lui era contro sti professori borghesi che poi lo attaccavano, lo chiamavano Uranauotto, il rospo, cioè lo mettevano in un angolo perché lui dava fastidio, perché dava fastidio alle loro teorie no, di questo Sì, positivismo che stava è nascendo, scassato. Ora una volta. la fiducia Sta nella parola non la voglio scienza. sentire. Ma E dico, allora guarda, lui la prima dice, chiamata così. ma che? Se Che non poi tutti i arriva il professori prendono le Vesuvio cose. e distrugge tutto, ma non per dire tutto e niente, ma in questa distruzione, in questo colera, in questo virus, in questa pandemia, lui avrebbe cercato il punto che resiste, cioè riconosce che c'è una tragedia, ma dice, e il bene dove sta? E quindi alla luna, no? Luna, che fai in cielo? Dimmi a che serve la mia vita? Cioè chi si interroga alla fine è più positivo di chi invece... Si lascia prendere dagli slogan, poi si esaurisce, va in depressione e si suicida pure. Lui, per esempio, invece voleva vivere, voleva godere delle cose. E raccontiamo pure della sua fine, che vabbè, chi ha studiato si dice che sia morto perché lui poi aveva questa doppia gobba, nemmeno doppia gibbosità, scartallato 2 volte. E quindi il poverino dormiva su una sedia perché nemmeno poteva stare sul letto. Viene registrato come morte, come vabbè, non so, medico, idropisi del pericardio, vabbè, l'acqua che va nella... Ma morì durante il colera perché loro poi tornarono a Napoli dopo il Natale, ma ahimè ci fu la seconda ondata di colera, Ma peggio, non speriamo che non potevo ci sia una seconda ondata di fare Covid, meglio. altrimenti non vogliamo immaginare. E c'è a Napoli morti a centinaia, si racconta di questi monatti che passavano per le strade, cacciate i morti, no? E c'è questa scena finale che dalle risate e dalle canzoni del, diciamo, primo tempo, c'è un secondo Noi tempo dobbiamo che è bere, quello poi dove mangiare, e Leopardi invece lui viene, che lo fa, anche noi lo desidera morire. rappresentiamo, È buttato come nella se fossa dicessi, è comune meglio dei morire Colerucci. tutto Quindi l'anno. noi il corpo di Leopardi non ce l'abbiamo. Questo ormai è stato riconosciuto dagli studiosi e dagli scienziati che poi sui suoi cosiddetti resti hanno fatto delle indagini, ma non è così. Ranieri disse un po' di falsità per far vedere che lui aveva preservato il suo amico da questa morte, ma quando c'era il colera anche il re andava nella fossa, nessuno veniva seppellito o nelle chiese o in città. Quindi Leopardi fa pure... Definitivamente resta mischiato alle ossa di quei napoletani che aveva pur tanto odiato, questi napoletani ladri e baronfottuti degni di forche perché gliene combinavano tante, diciamo, si sentiva un po' imbrogliato sì, pur col suo editore. Vabbè, questo odio amore si racconta di questo Leopardi napoletano. Senti, parliamo un po' invece dell'organizzazione di Forlì, che ti ha contattato e ti ha voluto lì per questo spettacolo. Sì, allora queste sono le iniziative del comune di Forlì, quindi è tutta la programmazione estiva ricchissima che poi sono andata a vedere. Diciamo io in questa occasione sono stato proprio raccomandato da chi? Dal regista che è di Forlì. In realtà il regista è un terrone come noi, è emigrato, anzi lui è proprio aversano e io sono aversano di cognome. E con lui io l'ho conosciuto tempo fa, perché lui è un teatrante, scoprì che era napoletano e non di Forlì in realtà. E quindi quando ho fatto due lavori su Napoli, ho fatto Mozart e Pulcinella e Leopardi a Gobbo Snob, sì. E quindi mi sono fatto aiutare Addirittura nella lui, messa in scena. E asma, lui è di Forlì e quindi rachitico con doppia diciamo, gibbosità, ci ha induce proposti, carcinoma. ma non perché noi ci muoviamo solo perché raccomandati, ma non per dire, ma l'abbiamo fatto a Recanati,
a San Severino Marche, a Cupra Marittima, cioè questo solo per elencare proprio i posti nati di leopardi, anzi a Recanati ci hanno elogiato tanto per questo lavoro che ha anche una sua dignità scientifica, perché io metto insieme tanti aneddoti, episodi e c'è pure una mia posizione su proprio la poetica di Leopardi, ecco, dove io dico che lui non è pessimista, anzi, quando noi facciamo sul serio con le domande della vita, diventiamo pure noi come Leopardi, perché chi ride solo e dice no, tutto andrà bene, dice, ma è un po' più scemo, perché invece la vita è tremendamente seria e drammatica, e Va quindi affrontata nel chi va senso giù col piglio giusto, con affrontata, serenità, bisogna però. dire pane al pane, e quindi la vita è molte volte triste, No, drammatica, ma e quindi basta già prendere coscienza del fatto che quando uno nasce, prende coscienza, già sa che deve morire. Quindi, peggio di bravo. quello, peggio di quello. Dice Leopardi, nasce l'uomo a fatica, no? Ed è funesto il fine per dire, in fondo nasci già per morire. E poi lui, poverino, veramente con tutte le sfortune che si è ritrovato, ma a Napoli poi hanno cambiato appartamenti molte volte, ha rischiato di dormire in mezzo alla strada. Tu pensa, Leopardi, che già era un grandissimo in vita, non come poeta, non era tanto riconosciuto, ma come filologo, come grande studioso. De Sanctis lo incontrò, che lui era un diciottenne, e si innamorò di questo personaggio che lui immaginava, chissà pure, perché quando tu leggi di un poeta ti immagini la vita, dici, poi quando lo vidi entrare in classe, perché Leopardi andò a far visita a questo liceo, disse, pareva l'ultimo degli uomini, cioè di orribile aspetto, ed è vero, ci sono testimonianze che noi diciamo che era proprio brutto, sic, con naso lungo, bianco bianco, che scorse coppa pelle, fa tosse e sputa sangue. Ma non so chi ha visto Elephant Man di David Lynch, cioè mi è venuta in mente quell'immagine, la capa grossa, quindi Stai è smontando vero, un una mito, insomma. gli stava tutto come definizione poi napoletana, tu più stai inguaiato più ti prendono in giro, quindi Leopardi, cioè gli scugnizzi che gli lisciavano la gobba e lui si faceva pagare per sta cosa, cioè questo racconto poi, no? E poi si giocava sti soldi all'otto, ma poi il cibo e quindi la musica che lui amava, racconta Ranieri di che andavano lì al San Carlo, quindi ha visto le opere di Paisiello e sicuro avrà sentito tutte le canzoni di tutti i posteggiatori. Questo, no, lui muore quando poco prima era stato scritto Io te voglio bene assai, ma ne avrà ascoltate di canzoni. E quindi Assolutamente. in questa suggestione noi mettiamo insieme poesia, musica, ma dalle villanelle fino a Insalitabile. Non per fare la filologia delle canzoni di quel tempo, ma proprio per dire qual era l'animo di Leopardi, qual è l'animo dei napoletani e come coincidono. Assolutamente. D'accordo. Grazie Gianni di essere stato nostro ospite e di averci dato questa notizia che è anche motivo di soddisfazione e vanto per i napoletani che riescono ad essere individuati non solo come lestofanti, ma anche come portatori sani, sani di cultura. Grazie Gianni. Grazie a te, ciao a tutti. Ah, facciamo una cosa, ripetiamo la data e il luogo. Il 30 luglio, giovedì alle 21:30 all'Arena San Domenico a Forlì. Perfetto, grazie. Mayday, mayday, I've been shot, mayday.